come va tassata la finanza decentralizzata in giro per il mondo, come viene considerata. Ebbene, la verità è che nessuno lo sa. Ad oggi si fanno delle supposizioni, si fanno delle assimilazioni alla fattispecie reddituale e tendenzialmente la si fa rientrare per il momento nel capital gain. Capital gain da considerare come a questo punto interesse sull'investimento o come cripto essa stessa, se quello che mi torna indietro in realtà è una percentuale sulle cripto investite magari sotto forma di cripto. Ebbene, di nuovo non esiste una risposta definitiva alla legge, perlomeno ad oggi, in ciascuna giurisdizione del mondo. Attenzione, mi oserei dire nella quasi totalità delle giurisdizioni non mi risulta una legislazione fiscale che si sia espressa ancora in questo senso. È possibile fare però delle interpretazioni e quindi affermare che i paesi crypto friendly ad oggi, così come non tassino le blues da crypto, non tassino neanche gli introiti, i proventi, i ritorni sull'investimento da finanza decentralizzata.